presenti nella storia, più presenti. In occasione del 25 aprile e del 1 maggio, la Presidenza del Consiglio del Comune di Fano con l'assessorato alle biblioteche, in collaborazione con gli studenti del Polo 3 di Fano, presentano letture e proiezioni alla Memoteca Montanari domani, venerdì 4 maggio, a partire dalle 17.30 e la presentazione del volume Donne senza storie, profili di donne di provincia a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Questo lavoro realizzato dal Polo 3 è un lavoro che recupera la memoria di donne che hanno vissuto e lasciato il segno nella comunità della provincia di Pesaro, nella comunità dello Jesino, quindi questo testo restituisce la memoria, la conoscenza, il rispetto e l'affetto da parte della nostra comunità per queste donne straordinarie. Politiche, partigiane, artiste, letterate e scienziate, tante le storie di donne raccontate nel libro e la loro biografia, non in una prospettiva ed in una narrazione che una volta tanto non si confronta con quella mediata dall'universo maschile. Noi abbiamo cercato di recuperare la memoria storica di questi personaggi e di ricostruirne i profili, dando loro una nuova visibilità, nella speranza che ci possa essere l'avvio ad una storia delle donne che non dimentichi tutto quello che è stato fatto nel corso del tempo da questi importanti personaggi, molte volte ignorati.